Situazione che si sta complicando nelle ultime ore nella nostra regione. Parto subito dalla richiesta che arriva dalla Valfino, quella di sigillare l'intera vallata perché i sindaci sono preoccupati dall'ondata di infezioni. Che cosa risponde ai sindaci? Sì, io ho accolto la richiesta dei sindaci e ho chiesto alle direzioni di ARS, di pertinenza di produrre una documentazione di appoggio. Questa documentazione è pervenuta in giornata, l'abbiamo indirizzata anche al presidente Marsiglio e quindi sono sicura che a breve ci sarà un'ordinanza ad hoc che raccoglierà tutte queste, diciamo, segnalazioni, ma soprattutto questo evidenziare di questi casi, di questi ulteriori contagi che in quella zona sono presenti. Quindi, Assessore, significa che questo dossier poi sarà esaminato dal governo o la regione ha potere decisionale in questo caso e può fare da sola? Senz'altro la regione deciderà di fare, adesso vediamo il ministero che cosa risponderà a livello centrale. Altra questione, la riorganizzazione delle ASL. Abbiamo visto, insomma, nella ASL di Chieti che si sta riorganizzando il presidio, però il sindaco di Ortona è insorto oggi alla notizia che sarà il Covid Hospital quello di Ortona, insieme ad altri, chiaramente. Ogni azienda ha definito un Covid-19, cioè un centro, diciamo una struttura sanitaria ad hoc. Prevalentemente sono state scelte quelle strutture che hanno i requisiti adatti per essere designati come Covid, ma anche in base dove ci sono state anche una maggiore prevalenza di numeri, le cosiddette zone più rosse, definiamole tali. Ad Ortona noi sappiamo che abbiamo avuto diversi casi e quindi diversi pazienti con Covid. Ecco, altra domanda che le faccio è quella che riguarda le terapie intensive e la curva che sembra in ascesa per quanto riguarda i contagi nella nostra regione. C'è ancora margine per operare, vista anche la riorganizzazione che si sta facendo nelle ASL? Allora, nella giornata di oggi, come voi sapete, abbiamo avuto il picco massimo fino a oggi con tanti contagiati. Sono circa 18-19 persone che sono in terapia intensiva. Io dico circa perché è un numero ben definito, preciso. Io in questo momento non l'ho presente, però sono aggiornata a 18, quindi non so se sono aumentati nelle ultime ore. Tutte le risposte sono state programmate attraverso quella che è una rete proprio dell'emergenza a livello regionale. C'è un mutuo soccorso da azienda ad azienda, dove vengono a mancare delle possibilità di ricovero o di terapia intensiva, ci sono le altre ALS che sopperiscono a questo fabbisogno. Quindi c'è una rete dell'emergenza ben organizzata e per il momento rispondono in maniera adeguata ai nostri assistiti, ai nostri casi su tutto il territorio regionale. Ecco, da più parti, soprattutto dai sindacati degli infermieri, dei sanitari, lei lo saprà sicuramente, arriva la richiesta di dispositivi di protezione. Da questo punto di vista, chiaro, è un discorso anche nazionale, però, da questo punto di vista, la Regione Abruzzo come si sta organizzando? Noi abbiamo il CREA, che è il Comitato dell'Emergenza Urgenza a livello regionale, che in base alle richieste che arrivano da tutte le aziende dà disposizione, in base anche a quelli che sono i dispositivi che sono in giacenza, che noi abbiamo, di ridistribuirla a seconda del fabbisogno nelle varie aziende. Ogni azienda comunica, adesso abbiamo organizzato e procedurato in questi termini, ogni giorno qual è il reale fabbisogno e stiamo dando le risposte, stiamo distribuendo questi dispositivi. È anche vero che, come sappiamo, a livello dell'emergenza, a livello della protezione civile nazionale c'è una diminuzione di questa offerta. E stiamo valutando la possibilità che le nostre aziende ne possano costruire, sempre secondo le norme,
anche sul nostro territorio. Ecco, l'ultima domanda che le faccio, tornando al discorso che abbiamo già affrontato in precedenza, cioè quello dell'ascesa dei contagi, secondo sicuramente quello che avrete studiato in queste ore anche con gli esperti, quali sono le previsioni per questa settimana e la prossima? Continueranno a salire il numero dei contagi? Avete già fatto più o meno una stima? Secondo uno studio epidemiologico fatto dai nostri tecnici, dai nostri esperti in materia, avremo un aumento durante questa settimana, un aumento che prevede un numero elevato che supera di molto diciamo più di 100, quasi 200, però a questo punto stiamo organizzando sempre secondo tutto ciò che è stato già ben preciso e stabilito dal CREA, dal Comitato dell'Emergenza, ai vari livelli, daremo la possibilità ai nostri pazienti di ricevere le cure adeguate. Oggi noi ci collochiamo a livello 3, su 4 livelli siamo al terzo livello, un livello che significa che bisogna liberare quelle che sono i posti di chirurgia programmata, ma soprattutto anche le unità operative di pneumologia, ed è quello che ogni presidio ospedaliero sta facendo in questo momento.